A Teramo un nuovo ostacolo si frappone tra gli sfollati di Colle Atterrato e il ritorno alle loro case. Si tratta della resistenza di alcuni inquilini delle quattro palazzine Ater destinate all'abbattimento e alla ricostruzione dopo il sisma del 2016, che non vogliono lasciare le chiavi degli appartamenti alla ditta che dovrà occuparsi dei lavori. Una protesta che ha bloccato le operazioni di demolizioni previste per iniziare a breve e che rischia di allungare ulteriormente i tempi della ricostruzione. Il motivo della contestazione è la mancata presenza dell'Ater, l'azienda per l'edilizia residenziale pubblica che avrebbe delegato la gestione del cantiere alla ditta senza informare adeguatamente gli inquilini sui progetti e sulle modalità di intervento. Non è perché non vogliamo che si facciano i lavori. L'unica cosa che noi vogliamo è che le chiavi dobbiamo consegnare all'Ater, perché veniamo contattati ogni giorno da persone diverse, non sappiamo chi è, e poi vengono lì e si aggirano con delle carte dell'Ater. Ieri mattina non è stata fatta nessuna manifestazione, è stato soltanto fatto che ci avevano contattati e noi speravamo che c'era proprio l'Ater. Invece ci siamo trovati davanti a queste persone che noi non sappiamo chi sono. Poi loro si sono presentati dicendo che erano della ditta, che erano l'architetto direttore dei lavori. Però noi non possiamo consegnare le chiavi alle prime persone che arrivano. Inoltre, gli sfollati lamentano la difficoltà di spostare o smaltire i mobili ancora presenti all'interno degli appartamenti, per i quali l'Ater avrebbe promesso in passato la messa a disposizione di capannoni, ma a detta degli inquilini, senza mantenere la parola. Noi consegneremo le chiavi quando loro ci manderanno una raccomandata. Quando loro ci diranno dove poter posizionare questa roba, quello che avevano detto 2 anni e mezzo fa, e non vogliamo che rimane questa zona nuova come è stata fatta con l'atterrato alto. L'Ater da parte sua si limita a segnalare che il comportamento degli inquilini è ai limiti della legalità e che sta valutando eventuali azioni legali per evitare il blocco dei lavori. Ma gli sfollati non si fidano e chiedono maggiori garanzie e trasparenza. Alcuni di loro hanno anche annunciato un esposto in procura contro l'Ater, accusandola di aver fornito senza preavviso i loro dati sensibili alla ditta delegata al recupero delle chiavi. Quindi una situazione di tensione e di incertezza che non fa bene né agli inquilini né alla ricostruzione.